Realizziamo questo intervento io e il qui presente collega consigliere Massimo Battista di Una città per cambiare Taranto per fare chiarezza sulla vicenda relativa alla sfiducia, ai tentativi di sfiducia nei confronti del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. Noi, ai sensi dell'articolo 52 del TUEL, testo unico degli enti locali, abbiamo presentato, stiamo raccogliendo le firme per la presentazione della mozione di sfiducia in consiglio comunale. Occorre, per appunto discutere in consiglio la mozione di sfiducia, occorre presentare una mozione accompagnata da 13 firme di consiglieri. E in questo modo in consiglio si discute, poi se c'è la metà più uno, ossia 16 più 1, 17 consiglieri che lo sfiduciano, il sindaco viene sfiduciato e cade l'amministrazione comunale. Abbiamo deciso di seguire questa linea perché la sfiducia in consiglio comunale con la discussione della mozione ci sembra la linea più chiara, più normale. Il sindaco deve essere sfiduciato o meno in consiglio comunale e i consiglieri devono assumersi la propria responsabilità nella sede naturale cui appartengono, il consiglio comunale. Proprio a tal proposito, per chiarezza, quella che mi ha sempre contraddistinto in tutti questi anni, voglio ricordare dei passaggi precedenti. Come tutti ben sapete, io in una prima volta, siccome io non sono stato mai attaccato alle poltrone, nel 2018 il sottoscritto, subito dopo il giorno della proclamazione al presidente della provincia di Cugliotti, ha raccolto 14 firme davanti a un notaio per mandare a casa Melucci, perché già all'epoca dei fatti riteneva questo sindaco non idoneo, inadeguato a rappresentare una città così bella e così maltrattata e bisfrattata dalla politica che in questi 40 anni si è alternata. Detto questo, a novembre 2021 ci fu la raccolta delle firme per sfiduciare quel sindaco, così come ho detto poco tempo, qualche minuto fa, non è idoneo a rappresentare questo territorio. Adesso, come diceva giustamente Luigi, bisogna fare chiarezza. Allora, se questo sindaco non ha una maggioranza, da quello che c'è, dai numeri... Nostri, ora vedremo anche nome e cognome. Farà il tuo nome e cognome. Non hai numeri per andare avanti. Taranto ha bisogno di essere governata da cittadini, da quei personaggi come il sottoscritto, come Luigi Abate, e come ce ne sono tantissimi che non hanno mai sfiorato e non hanno mai tradito questo territorio. Perché io, caro Luigi, voglio essere chiaro con tutti, cioè stare al di là in questo momento, che sto attraversando un momento, ma torneremo forti, non è che ci abbattiamo. Massimo, no? Sei comunque sono attivissimo e fortissimo. Quindi come bene le carte le leggiamo, poi parleremo anche nel prossimo video dei giochi del Mediterraneo. Detto questo, sento parlare di aggregare, di fare, ma aggregare con chi? Da chi 40 anni governo questo territorio, che ce li ritroveremo proprio nel prossimo Consiglio Comunale, i mister 2000 voti, i mister 1800 voti, i mister 1700 voti. Allora, cari tarantini, io capisco... Che stanno lì da 30 anni, e che aggiungo, sono passati dal centrodestra al centrosinistra e viceversa. Dal dissesto di Bello, perché pure l'altro giorno ti ho visto in trasmissione qualcuno che è stato con Melucci, forse se l'è scordato. Io sono sempre rimasto ligio e fedele a chi mi ha votato. Non sono passato in quei partiti che sono costole di chi ha fermato i decreti salva Ilva. Sento parlare di cambiamento. Il cambiamento, Tarantini, lo potete fare voi. Quel 50% che non va più a votare e quel 50% che è andato a votare, di cambiare, di non votare quei personaggi che prendono 2000 voti, che vi accontentano con una leccata di catrame davanti a casa. Spostare il cassonetto, spostare il cassonetto. Non farti avere magari la carta d'identità, Luigi, o quella certificazione. Dire alle persone, non è quella la politica. La politica è quando si va nelle sedi opportune e battere i pugni. E si difendono i diritti. E si difendono i diritti di questo territorio, dove non ci sono lacci e lacciuoli. Ne abbiamo avuto una dimostrazione anche l'altro giorno di quell'intervento del Monsignor Arcivescovo, dove non tutta la stampa ci ha dato risalto. Ha dato tre quarti di spazio all'Arcivescovo, perché così, perché i poteri forti. In questa città qualcuno ancora non l'ha capito. Noi siamo, appunto, soccombiamo, ci sono poteri occulti, poteri forti. Ho detto questo, torniamo alla questione. Allora, voglio citare i nomi
Allora, le 10 persone, i 10 consiglieri che hanno firmato la mozione al momento, a tutt'oggi. Allora, i presentatori siamo io, Luigi Abbate e Massimo Battista. Taranto senza Ilva, una città per cambiare Taranto. Poi hanno sottoscritto Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano di Fratelli d'Italia, Massimiliano Di Cuia di Forza Italia, Francesco Cosa, Mimmo Festinante e Walter Musillo di Una Svolta Liberale. Poi ha sottoscritto Francesco Battista della Lega e Antonio Lenti dei Verdi. Ecco, vogliamo precisare questo aspetto, che quando qualcuno ha detto del centrosinistra, non volendola firmare, trovando scuse, ha detto no, ma noi non possiamo firmare una mozione delle destre, qui non c'è nessuna mozione delle destre, perché io sono stato eletto in una lista civica e non appartengo alle destre, Massimo Battista è stato eletto in un'altra lista civica e non è una destra questa lista civica, così come Antonio Lenti dei Verdi, i Verdi non sono certo destra. Quindi è un discorso bipartisan in cui ci sono 10 consiglieri che hanno condiviso la incapacità, no, l'idea di incapacità, di inadeguatezza del sindaco e lo vogliono mandare a casa. Tutto qui. Andando ai nomi, noi abbiamo però 5 consiglieri che appartenevano alla maggioranza e che hanno espresso e che sono passati all'opposizione. Andiamo nello specifico. Enzo Di Gregorio, Lucio Lonoce del PD, Mario Odone del Movimento 5 Stelle, Luca Contrario di Non si sa, una strada diversa, Taranto Cria. Non dobbiamo stare alle leggi, Luigi, perché anche questo bisogna stare dove è stato lei, è Taranto Cria, non esiste una strada diversa. E poi Gianni Liviano, che ricordiamo è stato eletto nel PD. Quindi abbiamo questi 5 nomi, Di Gregorio, Lonoce, Odone, Contrario e Liviano, che hanno detto noi non vogliamo far parte più della maggioranza, passiamo all'opposizione. Domanda: se effettivamente voi siete opposizione e non condividete più Melucci e volete mandare a casa Melucci, domanda, perché non firmate questa mozione, dal momento che è una mozione bipartisan che comprende tutti coloro i quali non si ravvedono più in Melucci? Poi, una volta mandato a casa Melucci, ognuno segue il proprio percorso politico. Non è che ovviamente Fratelli d'Italia andrà con quelli del PD. Noi personalmente siamo trasversali sia al centro-destra, quindi col centro-sinistra. Noi non andremo né col centro-destra né col centro-sinistra. Quindi è un discorso, solo un'opportunità, Massimo, di svoltare, di mandare a casa Melucci e disegnare un nuovo percorso. Per essere ancora più chiari, per chi ci definisce populisti, demagoghi, voglio ricordare che in queste ultime 48 ore, cioè, noi stiamo lasciando le sorti di questo territorio non solo al presidente della regione Michele Emiliano, ma anche a 2 consiglieri, uno eletto e uno non eletto, dei paesi della provincia, che si stanno affannando a cercare di raccogliere le firme. Allora la domanda nasce spontanea. Siamo stati riferimento Mino Borracino e Michele Mazzarano, perché qualcuno pensa che noi ci abbiamo l'ane nel naso. Io, siccome ho fatto sempre nome e cognome, uno è di Pulsano e l'altro è di Massafra. Taranto e Tarantino. Allora, se 24 mesi fa io sono stato accusato, quando ho sottoscritto davanti a un notaio la caduta anticipata di quel consiglio comunale, io sono stato accusato di traditore, di non voler bene la città, perché ho definito questo sindaco con la sua amministrazione incapace. Siccome adesso, come hai detto tu, questi consiglieri sono passati all'opposizione, non c'è bisogno di andare da un notaio, lo facciamo pubblicamente davanti alla città, visto che voi avete portato avanti una campagna elettorale con questo slogan Ecoiastema Taranto, avete preso ecosistema. Ecoiastema, perché questi hanno preso in giro, hanno preso in giro i tarantini sullo stadio, e poi faremo tra poco il prossimo video, ve ne diremo delle belle. Ho detto questo, andiamo in consiglio comunale, e se realmente il vostro sindaco non lo ritenete più valido, dimostratelo in consiglio comunale, firmate la mozione, con 17 firme si sfiducia e si torna alle 8. E poi il cittadino decide. Ma lei non può venire da noi consiglieri e dire: voi delle opposizioni siete 10, venite dal notaio. No, ci dovete far sapere voi quanti siete,
Perché io non sto ai giochi vostri delle elezioni europee, non sto ai giochi vostri delle elezioni regionali, non sto ai giochi vostri del prossimo candidato sindaco che si paventa e si sente in giro del senatore Mario Turco. Allora, detto questo, io mi appello di nuovo ai Tarantini. Qui avete due persone che in tutti questi anni hanno dimostrato con i fatti. Poi al di là ci possono essere delle divergenze, però quando sui punti poi si fa un tavolo concertativo e si raggiunge una quadra, caro Luigi, qui avete due persone che non si sono mai sottratte. Anche perché in questo noi avessimo voluto accettare le profferte politiche di Melucci, io non di salvarsi. Non le accettate all'epoca, non le accetteremo mai. A questo punto noi siamo lineari, siamo... poveri, tra virgolette, rispetto ai potentati economici della politica, campagna elettorale dimostra. Ma penso che siamo ricchi di valori e questo abbia bisogno. Ma l'appello, Luigi, io sto vedendo anche in questi giorni, cioè quando io dico, sento parlare di aggregare, di fa, io non mi aggregherò, lo sottoscrivo già da adesso, non mi aggregherò con chi centrodestra e centrosinistra è stato autore, ma non solo del libro, ma potrei fare tantissimi esempi sui giochi del Mediterraneo, sulle questioni importanti della città d'Italia. Io non sarò mai chi ha distrutto questo territorio negli ultimi 40 anni, perché sono sempre gli stessi personaggi. E io mi appello ai Tarantini, al prossimo consiglio comunale avete i soliti noti, quei personaggi che stanno lì seduti da oltre 30 anni, che sono passati dal centro-destra al centro-sinistra.